Da oggi fino a domenica Montecatini Terme ospiterà i campionati studenteschi di calcio a 5. Saranno presenti squadre maschili e femminili provenienti da tutta Italia. In città ci saranno centinaia e centinaia di giovani atleti. Un evento importante, ci abbiamo lavorato molto, sono i campionati studenteschi di calcio a 5, tutte le regioni rappresentate, 40 rappresentative, stanno 4 giorni, ci sono anche convegni sulla legalità, il calcio, il fair play e è un altro degli appuntamenti che hanno costituito la candidatura e la vittoria di Montecatini Terme come Comune Europeo dello Sport e soprattutto un altro degli appuntamenti che ci accompagnano a questo ponte del 2 di giugno con un'occupazione alberghiera veramente altissima. Ecco, come sempre in questi casi si muove lo sport, ma si muove insomma anche tutto l'indotto, tutto il turismo. Sì, siamo particolarmente soddisfatti di questo aprile e di questo maggio, che con le nostre mani ci siamo ricostruiti rispetto a uno storico dell'anno scorso che non ci aveva aiutato a causa dell'allarme meningite. Ce lo siamo ricostruiti con calma e con pazienza e con l'aiuto anche degli organi preposti, tra cui soprattutto Toscana Promozione, ma devo dire che le soddisfazioni arrivano e appunto ci affacciamo a questo ponte del 2 di giugno, di nuovo visitati dagli italiani, di nuovo tra virgolette contenti. Ma Montecatini è nota per l'ospitalità, abbiamo sempre avuto grande ospitalità, anche in questa occasione siamo stati accolti con entusiasmo, ci hanno abbracciati, per cui siamo felici di aver scelto Montecatini per lo svolgimento della fase finale dei campionati studenteschi che vengono organizzati con grande passione insieme al MIUR e soprattutto anche i campionati finali, la fase finale dei campionati allievi e giovanissimi calcio a 5. Arriveranno a Montecatini circa 800 persone fra ragazzi, accompagnatori e professori, per cui potranno apprezzare anche le bellezze paesaggistiche della Toscana. Vorrei ringraziare il sindaco di Montecatini per l'impegno, per il prezioso sostegno che ha dato a questa manifestazione, a queste due manifestazioni che come al solito sono certo avranno un successo importante. Sono manifestazioni che vengono organizzate per i giovani, per la loro crescita. Il MIUR ha organizzato anche un convegno sulla legalità che si svolgerà giovedì 1 giugno. Ritengo che Montecatini in questi 4 giorni sarà il punto di riferimento dello sport e dei giovani.